Matera. Siamo arrivati, Giovanni. Grazie a Dio. Per calciarlo ci ha avuto una mano. Grazie per il rimborso. Matera, capitale europea della cultura 2019. Noi con questo viaggio vogliamo promuovere un viaggio emozionale, un viaggio al cuore della vita, un viaggio per vivere una vita che vale, proprio per creare le condizioni di uno sviluppo regionale che possa essenzialmente sui giovani, sul rispetto della vita e sulla condivisione di un principio che è quello universale, il principio dell'amore. Voi sapete che l'amore vince su tutto e attraverso di voi potremo davvero puntare su questa esperienza che abbiamo definito piccola grande esperienza, perché è fatta con l'umiltà e l'autenticità dei lucani, nella semplicità, ma che ha questo simbolo grandissimo che può mettere insieme tutti. Allora io finirei per mi viene inviata dal Presidente della Regione Cattedra e che adesso vi leggerò, è dedicata all'Associazione Compagnia del Leone, espressione tra le più vive e sensibili della cultura lucana, profondamente legata alla Basilicata e alla sua gente, so che ne avete incontrato tante gente, da un amore infinito come il cielo. Però sentite il suono delle campane, ci richiama al presente e le armoniche delle campane. Quindi voi che siete legati da un amore infinito come il cielo, in occasione del cammino per vivere una vita che vale, da Moria a Matera.
Castelvago di San Giuliano Matera. Viene nominata l'associazione Compagnia del Leone ambasciatrice nel mondo del programma di turismo emozionale Viaggio al cuore della vita per la valorizzazione del patrimonio culturale che promuove stili di vita più sani, corretti ed equilibrati. Voglio faccio un bravo. Grazie. Rappresentato così modestamente da me, ma con i sentimenti che tu hai detto, di fratellanza, amicizia, per uno sviluppo della nostra regione. La dedico a questi compagni di viaggio così bravi, così calorosi e determinati per questo lavoro anche un po' duretto, diciamo, di questi. Quanti chilometri proprio precisi? Diciamo attorno ai 160, ecco. Non è da poco. Bene. E quindi vi ringrazio per questo convenimento. Spero saremo sicuramente all'altezza in altre occasioni, ci auguriamo di poter fare altre cose simili a questa. Vogliamo partecipare anche noi a questo onore grande vostro che meritate come città di Matera, ma al quale noi vogliamo contribuire in questi 4 anni a venire che ci aspettano per condividere un progetto per tutta la Basilicata. Grazie Gennaro! Grazie. Oh. Porgo il saluto del circo a Scaletta, tra voi non vedo degli obesi e quindi mi iscrivere al vostro non che io sia obeso ma insomma sono ormai prossimo all'obesità anch'io, che possa coinvolgere la vostra attività, quindi vederci insieme, fare rete e poter condividere questi momenti straordinariamente belli. Grazie per essere venuto. Grazie a lei. Sì, ovviamente accudo e con la stessa felicità d'animo con la quale è stata affrontata questa vostra, diciamo, lunga ma anche bella passeggiata. Posso dire che insomma tra le tante attività questa certamente ha un suo valore intrinseco proprio dal fatto che è una città la nostra che va collegata alle altre comunità. Il fatto che la vostra associazione ha scelto come, diciamo, termine di questa nostra passeggiata la città di Matera è per noi grande, diciamo, orgoglio, soddisfazione. Il rapporto di fratellanza ed amicizia all'interno della Basilicata si conquista e si alimenta anche con questi segnali, con questi messaggi. Non posso che essere, diciamo, felice di stamattina di essere qui con voi e augurarvi prossime iniziative, anche con partenza eventualmente al contrario da Matera verso la Lega, cercheremo anche noi di dare il nostro contributo. Ah, benissimo. Siccome loro rappresentano sì l'Auria, ma in questo momento l'Auria rappresenta tutti i comuni del Lago Negrese. Sì, l'unione dei comuni del Lago Negrese. Quindi siccome dopo Matera, che ha aderito a questo programma Matera Mitos, che sta andando avanti e prevede ancora altri appuntamenti con il circo di Scaletta, dopo l'adesione anche della città di Potenza con il Conte Musmeci per far rientrare in un'unica cornice tutti gli interventi sempre sulla base, ecco, l'Auria rappresenterebbe anche i comuni della Negrese, quindi riusciremo in qualche maniera, Matera con la sua provincia, Potenza con la sua provincia e l'Auria con tutto il circondario della Negrese a racchiudere in un'unica cornice tutta la Basilicata, che poi è il tema portante di Matera per i Vicini. Assessore, a nome del sindaco Gaetano Michivieri di Lauria, che rappresenta tutti i sindaci della nostra zona, ho l'onore di consegnare questo messaggio che lei consegnerà al sindaco De Ruggeri con i nostri sentimenti di stima, di affetto a tutta l'amministrazione e quindi a tutta la città di Matera. Grazie. Prego, Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, espressione tra le più significative della cultura locale. Profondamente legato alla Basilicata e alla sua gente, invio a nome dei comuni del Lago Negrese, attraverso la Compagnia del Leone, impegnata nel cammino per una vita che vale, dall'11 novembre 2015 al 15 novembre 2015, un messaggio accorato per valorizzare Matera e la Basilicata.
con il viaggio al cuore della vita, il programma di turismo emozionale regionale coordinato da Tomangelo Cappelli, che mira a fare della nostra terra un luogo ideale dove trovare i valori della vita indispensabili per vivere una vita che vale. Non tocca a me concludere, però siccome l'architetto Tomangelo Cappelli ci ha coinvolto in questo bellissimo progetto ed è stato al di là del suo ruolo di leader project, coordinatore, una persona molto vicina anche dal punto di vista emotivo, come piace anche a lui definirsi, credo, emozionale, noi ti abbiamo vissuto così, molto vicino, telefonate, come state, avete mangiato, avete dormito, e noi certo, lo sappiamo, noi i leoni ti vogliono tributare un applauso e un ringraziamento. Sì. Architetto, l'invito che ci aveva rivolto lei al primo passo di fare qualche foto, l'abbiamo raccolta, abbiamo fatto una discreta repertazione fotografica, che a breve le faremo avere. Gli incontri, chi ci ha offerto da bere, da mangiare, stringere la mano alle persone, insomma.